squadra e i mezzi per arrivare ai primi. Quindi dovete arrivare primi, adesso voi calci in culo, vi rimettete a lavorare e non venite a batte cassa. Gervinho viene a batte cassa, va già da un'altra parte. Ma dove devi andare? Torna in Premier League dove non vedete il campo manco in cartolina. Assolutamente, ragazzi, sì, boh, esatto. A me dispiace, però. Noi diamo i premi giocatori che sono arrivati secondi, che sai hanno fatto un bel campo, ma se poco dopo stanno in cielo questo, diventi giocatori che venivano lì a buccia a casa, è così, capito? Aiuto alla prossima di 10 milioni a Padovina, per il quarto scudetto di vince consecutivo. Ah, raga, è stato rinnovato il contratto a De Santis. A Maicon, no? È stato rinnovato il contratto a Maicon. Cioè, ma perché sta fretta? Perché? E poi dopo non ci stanno i soldi per offrire uno stipendio da top player a Florenzi. Ma a parte Florenzi, che poi gli era raddoppiato, ma dopo tanta fatica hai rischiato pure che e anche giustamente, quello è giusto. Ma poi magari vuoi prendere un giocatore da fuori che prende 5-6 milioni e non glieli dai perché devi rispettare il tetto. È arrivato gol e gli hanno dato subito i soldi, così come se fosse un giocatore due che ha già tre. Vinto. Eh? 2 milioni e 3. Ma di che parliamo? E hai pagato Borriello 3 milioni e mezzo per 3 anni. Vabbè, quello perché? Perché tratti quella imbecille di Rosella Sensi no? Ha fatto allora, la porcata. Ragazzi, ma vogliamo aggiungere Luciano Sanabria e Paele, per quanto meno la persona è, saranno 30 milioni e non c'ho 20 minuti? Quello è un discorso che facciamo da più puntate e effettivamente non trova spiegazione se non una completa, come dire, mancanza di comunicazione tra Sabatini e Garcia, perché è allucinante. E Garcia non si decide ancora a mettere quel poraccio di verde titolare dal primo minuto, che io penso che se lo meriterebbe a pieno titolo. Io non so cosa ne pensate voi, ma a me il fatto che faccia entrare sempre al 70esimo, ragazzi, cioè, io vi chiedo questo, chiedo a Luca, ma forse è il caso che Garcia riveda un po' le sue gerarchie, che cominci a smetterla di far giocare forzatamente Gervinho anche quando sembra che sia in spiaggia, perché ieri sembrava in spiaggia, non ha stoppato un pallone, uno sembrava io quando gioca a calcetto. Tutti un po' giocato a pallone, magari a livello amatoriale o dilettantistico, no? Tu la parte di una squadra dove magari vieni, fai bene, cerchi di impegnarti, poi guarda, se ti vedi sempre in gioco a uno, che non esce mai, non è mai sostituito, che fai? Può essere un momento ma perché gioca sempre questo? Anche se, cioè, può essere un momento di rottura anche? Assolutamente sì. Cioè, se il Cervegno è assolutamente un buon fattore per il gruppo, per l'unità del gruppo, ma tanto di chiamare l'unità del gruppo. No, ma assolutamente, questi sono equilibri che poi si vanno a rompere ed è giusto che sia così, perché insomma quest'anno Gervinho non sta mostrando di poter fare la differenza e neanche tutta questa voglia di volerla fare. Allora a quel punto, se c'è un ragazzo come Verde che invece si è subito approcciato in maniera positiva, entusiasta alla squadra e veramente ci mette l'anima. Ieri quando è entrato Borello sembrava l'unico a cui interessa, lui e Florenzi. E so da parecchie partite che è l'unico a cui sembra interessi qualche cosa. Cioè, è normale che gli altri giocatori potrebbero dire, cioè, ma cosa c'è sotto? Ma perché? Ecco, allora io credo, un'altra domanda per Luca, ma non è che piano piano stiamo ritornando sulla terra. L'anno scorso abbiamo cominciato, no, a veleggiare sopra le nuvole, ci siamo sentiti la Roma pure un po' gradassi, avete visto, tenetevi il 26 maggio, vi ha rovinato quella coppa, noi vedete come siamo, ci abbiamo i soldi, un fiore, ci avremo lo stadio, la squadra vince. Invece adesso la Lazio ci sta dietro, c'ha un grande gioco, c'ha i tifosi entusiasti, c'ha dei giocatori che, insomma, Biglia, Candreva, Felipe Anderson, sono giocatori che stanno andando a mille, Mauri sta andando a mille,
che insomma se ne dica tutte le battute che si possono fare su di lui, Re Bibbia e quello che vi pare, però stiamo parlando di un giocatore che in campo insomma dà il fritto e si vede da capitano. Finalmente forse hanno trovato un capitano. E noi invece vediamo dei giocatori che passeggiano, che vogliono i soldi, che si lamentano, che fanno le scenate, che storcono il naso se vengono sostituiti o se non giocano due partite di seguito. E forse abbiamo scoperchiato anche un'altra cosa, che il nostro direttore sportivo ogni tanto perde la brocca. Esagero, Luca? No, io comunque il discorso prima dicendo che Gervinho, che è un attaccante, ha già tutte le partite, gol in campionato due gol in campionato, un attaccante che fa tutte le partite, già quella è una cosa imbarazzante. Secondo me, a questo momento, poi c'è una domanda un po' paradossale, me la faccio un po' due. Sceglieresti il tridente Jalic, Tot e Gervinho o Candreva, Cruz e Felipe Anderson? Ma cioè, secondo me non si può, come dire, un ragionamento che vuol dire, no, nel non senso, esatto. Cioè, nel senso, non ho capito bene. Tu dici, ci chiedi di scegliere, esatto. Vabbè, ho capito. Adesso, ad oggi, le prestazioni, i gol ci dicono che è nettamente migliore quello della Lazio. La Lazio in tre partite ha fatto 10 gol e ne ha subito uno. No, io questo solo per farvi capire, non tanto, ovviamente non è che buttiamo al mare tutto quello che abbiamo fatto e no, ma guarda, proprio forse per far capire un po' in generale. No, ma guarda, fai prima, aspetta, fammi capire. Sì, sì. Che magari forse alcuni giocatori l'abbiamo anche sopravvalutati. Io sono assolutamente d'accordo con te. E prima chiedevo appunto questa cosa a Matteo, ho detto: ma forse questa squadra è sopravvalutata. E ci sono dei giocatori sicuramente che abbiamo sopravvalutato. E pensando alla Lazio, io dico che Felipe Anderson è esploso e sta facendo la differenza. E sicuramente la fa di più adesso di quanto non la faccia Gervinho, ma molto di più. E Candreva è un giocatore che a me è sempre piaciuto e io lo vorrei pure domani a Roma, non me ne frega niente che già che ha giocato nella Lazio, se fosse possibile lo vorrei anche domani. E sicuramente è uno più incisivo, anche se ha segnato di meno quest'anno, perché per esempio Ljajic tra campionato e Coppa ha segnato credo 8-9 gol, sì. È stato spesso decisivo, però la costanza nelle prestazioni di Candreva, ma anche come assist man, e come diciamo, assist è sicuramente migliore. Cioè Candreva quest'anno ha fatto molti meno gol, ma ha messo davanti alla porta, ha fatto segnare Klose, Felipe Anderson, Djordjevic prima che si rompesse, molto di più di quanto non ha fatto Ljajic. Sì, non parlando di Turbe, a me l'elogio dell'altra squadra quando la tua non va piace fino a un certo punto. Ma non è allora, Matteo, attenzione. È ovvio che ci mettano. No, no, ma io perché capisco per quello. Il cuore che ci mettono, nel senso, vorremmo che il cuore che ci mettono in giocatori della Lazio ci mettessero anche i giocatori della Roma. Sì, ma io guardo proprio andando a fare il confronto. Cioè, non voglio. Cioè, nel senso, io tengo alla mia squadra e vorrei che con questi giocatori si arrivasse ai risultati. La cosa che mi fa rabbia è che, considerando io superiori i giocatori che c'ha la Roma rispetto a quelli della Lazio, mi fa venire la rabbia e ti dico che ad oggi preferirei che la maglia della Roma ce l'avesse Felipe Anderson. Te lo dico proprio da tifoso, proprio terra, perché Felipe Anderson sta facendo un sacco di gol e ti sta facendo la differenza. E poi dopo lascia stare che... Guarda, io secondo me più che sopravvalutare i nostri avevamo sottovalutato i loro, credo, perché su Djordjevic, anche su Felipe Anderson, però per non esempio so Pjanic secondo me alla fine Pjanic, dei conti è sopravvalutato. Luca, te lo richiedo, parliamo sempre di lui, per me ormai è un mantra, ma cioè forse si può fare meno di Pjanic, no? Di adesso è facile, io sono stato uno di quelli che mi ha sempre ripreso Pjanic, perché vedevo lui un ottimo giocatore, dai che non vedevi in altre persone.
Però è indubbio dire che in questo momento sia un'induzione inquietante per la ragazzia di Pjanic. Non so se è il lavoro che sta in campo, nel senso che cioè non è più un centrocampista, ma fa tipo il mediano, lo possa un po' debilitare, o anche il fatto che secondo me ha un po' di problemi pure dal punto di vista, diciamo, psicologico. Non riesce a, forse sento un po' troppo la pressione di questo periodo e in campo si vede, non è proprio sciolto. Quindi poi se ritorniamo al discorso dei soldi che prende il giocatore, dico che il rapporto guadagno prestazioni è al di sotto, ovviamente, come tanti altri. Ma attualmente penso che un po' tutti non Sì, meritino. sono. Sì, diciamo lui però fa venire più è più marcato perché comunque dici che cioè perché la Pjanic ti può aspettare sempre la giocata della partita. E quindi quando quel giocatore che non prende in mano la squadra non lo fa o non vedi questi giocatori sta sempre più nell'occhio del Cirone, però giustamente c'è perché comunque Pjanic, cioè l'ultima volta che ha giocato, che quando l'avevamo vinto l'Inter, mi sembra di novembre, poi da lì Pjanic si è perso le tracce. Sì, Assolutamente, ragazzi, assolutamente. io come dire, poi secondo me c'è sempre una differenza tra quello che è il valore tecnico di un giocatore e quello che poi dimostra. Che effettivamente, cioè, Pjanic non è che l'ha perso, secondo me, no? Cioè, quella capacità tecnica non è che l'abbiamo sopravvalutata all'epoca, era che all'epoca giocava come un grandissimo giocatore. E come lui altri. Io quelli che non capiscono. Non sono tanto Pjanic come livello tecnico. Noi abbiamo sopravvalutato Gervinho. Questi sono i giocatori che abbiamo sopravvalutato. Gervinho, che abbiamo sempre saputo che è uno che corre, fa dribbling e basta. E se la partita non va, non va neanche lui. Non è che l'hai sopravvalutato. Cioè, non è che credo, l'hai valutato in maniera oggettiva. L'hai sopravvalutato. Lui sì. Pjanic no. Perché Pjanic è lui che ha avuto un'involuzione. Ma non è che tu l'hai giudicato male all'epoca. Capito qual è la differenza? Sì. Dumbia l'hai sopravvalutato forse perché ti sei attenuto troppo ai gol che aveva segnato in Svizzera e Russia, per esempio. È che siamo veramente una tifoseria maledetta e Yang Ambiwa che soprattutto. l'hai sopravvalutato. No, No, Yang Ambiwa doveva venire a fare la no, quarta riserva certo. e quello è venuto a fare. Certo, Non è che l'hai ma sopravvalutato. comunque quello che dicevo è che siamo una Diciamo tifoseria. forse abbiamo sopravvalutato la storia. Oh, ecco, bravo, Tanto bravo, che ci bravissimo. sono molti Astori che dicono: l'abbiamo ma non lo poteva, ma sopravvalutato. non se lo potevamo lasciare la Lazio. Eravamo tanto contenti, fondamentalmente solo per aver fatto uno sgarbo alla Lazio. Perché poi purtroppo Astori ha confermato quello che molti miei amici, non ho molti amici laziali, però comunque quelli che ho sentito all'epoca mi dicevano: guarda, che Astori, È insomma, a un noi giocatore non ci mediocre. dispiace poi così tanto perché è un difensore abbastanza mediocre. E io no, vabbè, ma Astori è uno nel giro da nazionale che potrebbe anche rientrare, insomma, titolare, un giocatore affidabile. Affidabile manco per niente. Affidabile manco per niente, perché Astori non si può guardare. La realtà dei fatti è che Astori non si può guardare. Diciamo, l'unica cosa che mi consola è che, diciamo, lo rispediamo al mittente e ci prendiamo le magnali di ritorno. Ma tu sei sicuro che lo rispediamo al mittente? Tu sei proprio sicuro con la Roma che Io si deve no. tenere Nainggolan se lo vuole tenere, se non cede, diciamo, cioè almeno la Roma può decidere di riscattare la sua parte Nainggolan e poi dopo andare a fare affari con Manchester United, insomma, ovviamente. Però per fare questo, forse devi dare oltre ai Barbo altri contentini al Cagliari. Quindi ripeto, siamo sicuri che lo rispediamo in Sardegna? Ma sì, nel senso il problema lì è che a solito rinnovo il contratto Cagliari pochi giorni dopo che poi è andato via, un rinnovo molto alto di ingaggio, un ingaggio che Cagliari non si può permettere, anche più tanto se ebbi visto che io vado il maestro. Esatto. E quindi nel senso se io da Cagliari gli si chiama una parola d'abbondanza e potrei subito riavviare anche a qualcun'altra società. Però in questo momento io penso che Castagnetto possa andare in campo, Romagnoli al futuro non lo riprendo, già c'ho due centrali di inizio perché mi devo prendere in terzo Mastroi. No, però ecco, adesso facendo quest'ultima valutazione si prepara un'altra rivoluzione. Perché tu ti liberi di Astori, ti liberi anche se l'hai dovuto riscattare pagandolo caro, perché questo è un altro, perché 7 milioni,
al Newcastle alla ventesima presenza di Yang Ambiwa. Quindi comunque c'hai Yang Ambiwa, poi se riesci a piazzarla a qualcuno bene, se no te lo tieni come quarto centrale. Poi forse dai via Story, torna Castan, riporti Romagnoli, però lo dovrei prendere.